Ancora nessuna data stabilita per i funerali di Rodolfo Cangiotti, Dodo per gli amici, come tanti vogliono ricordarlo in queste ore di attesa per tributargli l'ultimo saluto. Sulla sua pagina Facebook fioccano i commenti, i ricordi di un ragazzo che rimarrà nel cuore di molti per quel suo modo estroverso e spassoso di far divertire gli amici. La sua imitazione, riuscitissima per voce e movenze di Renato Zero, rimane nel ricordo indelebile di chi lo ha conosciuto ed amato. Sei stato un amico, grande collega, un artista, per me il Renato di sempre, e non siamo mai riusciti a fare quel famoso duetto Mina Renato, ci mancherai Dodo, scrive Anna Lazzari, con la quale probabilmente progettavano un duetto canoro. Amici d'infanzia e di scuola, attoniti ed increduli, i cui commenti e pensieri lasciano poco spazio all'immaginario. Simone Pascucci, consigliere Avis, non si rassegna alla perdita del vecchio compagno di scuola. In molti, inoltre, si accommiatano da Rodolfo anche con un semplice ciao Dodo, impietriti da questa ulteriore tragedia che ha colpito un lavoratore. Valeria, infine, nel ricordo di un infanzia spensierata passata insieme, lo saluta ricordando anche coloro che lascia. Che tu possa da lassù vegliare su tua moglie, tuo figlio e tutti i tuoi cari. E mi raccomando, canta, canta, canta per tutti gli angeli che avrai al tuo fianco.